Bene, allora vediamo come fare uno sky box, diciamo, un contorno del vostro mondo VR chat che si veda sia in Unity e che sostituisca questo sfondo che francamente è un pochino banale, insomma, un pochino noioso. Allora, innanzitutto mi sono scaricato dentro il mio folder degli asset un'immagine. Vedete, queste qui sono le solite immagini a 360 gradi che usiamo per fare le fotografie e per fare tutte le nostre cose. Allora, come facciamo a mettere questo come sfondo, come sky? Lo si fa quindi nella nostra scena, che è questa. In realtà non dobbiamo fare nulla perché è un attributo proprio della nostra. Qui dobbiamo cercare rendering dove viene fatto questo mestiere, lighting, e qui vedete che c'è uno skybox material che è default skybox, che lo sostituiremo con un materiale che abbia questo cielo. Quindi per farlo andiamo qua, facciamo create, creiamo un materiale, questo lo chiamiamo sky, ok, questo materiale lo facciamo appunto di tipo skybox e di tipo panoramic. E qua dentro dobbiamo mettere un'immagine sferica HDR. Quindi prendiamo questa immagine e gliela buttiamo dentro. Come vedete abbiamo fatto il materiale. Ora il materiale, una volta fatto, che è questo sky, dobbiamo infilarlo dentro skybox material. Quindi sky, qua su, skybox material. Ed ecco che abbiamo la nostra scena. Quindi, allora, per vederla dentro VR Chat, dobbiamo, vi ricordate, fare un VRC World. Questo lo trasciniamo nella nostra scena, che guarda più o meno in una certa direzione, Ctrl S per salvarlo, e poi possiamo fare un VR Chat Show Control Panel, in cui fissiamo questo problemino, facciamo build and test e vediamo se parte VR Chat e soprattutto se vediamo lo sfondo come ci aspettiamo. Qui ho dimenticato di fare Ctrl S per salvare, quindi vedete che qui avviene tutta la compilazione solita e poi viene lanciato un client VR Chat. Ho lanciato il client VR Chat invece che il CyanEmu, giusto per essere sicuro che nell'emulazione in VR Chat funzioni tutto. Quindi quando entriamo in VR Chat dovremo entrare subito e vedete che adesso abbiamo finalmente lo sfondo che è un pochino più personalizzato e quindi possiamo fare quello che dovremmo, che ci piace. Bon, questo è quanto. Usciamo da Settings, Exit VR Chat ed è tutto.